Spesso ci lasciamo trascinare dagli affanni della vita terrena, dalle preoccupazioni materiali e dalle sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno. Tuttavia, ogni tanto, è fondamentale fermarsi a riflettere sulla nostra esistenza e su ciò che siamo chiamati a fare come musulmani. Immaginiamo che oggi sia il nostro ultimo giorno su questa terra. Che cosa faremmo? Che cosa diremmo alle persone che amiamo? Come trascorreremmo le nostre ultime ore? Queste domande sono di cruciale importanza, poiché ci aiutano a valutare il modo in cui stiamo vivendo le nostre vite ed a porci delle domande essenziali sul nostro rapporto con Allah e con gli altri. Innanzitutto, se oggi fosse il nostro ultimo giorno, dovremmo fare tesoro del nostro tempo, invece di sprecarlo in discussioni futili o in azioni insignificanti. Dovremmo dedicarlo alle cose che sono veramente importanti. Dovremmo impegnarci a pregare con sincerità nel nostro cuore, cercando il perdono di Allah per i nostri peccati. E nessuno, in quanto essere umano, ne potrebbe fare a meno. Dovremmo cercare di fare del bene agli altri e di portare gioia nelle loro vite. Perché la carità e l'amore per il prossimo sono certamente azioni amate da Allah. Se oggi fosse il nostro ultimo giorno, dovremmo anche riflettere sul nostro impegno nel seguire gli insegnamenti dell'Islam. Siamo fedeli al Corano e alla Sunna del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbiamo trascorso abbastanza tempo ad approfondire la nostra conoscenza dell'Islam ed applicare quegli insegnamenti nella nostra vita quotidiana. E se non lo abbiamo fatto, è giunto il momento di porci l'obiettivo di avvicinarci ad Allah e di seguire il suo messaggio con maggiore dedizione ed impegno. Inoltre, se oggi fosse il nostro ultimo giorno, dovremmo considerare anche come ci stiamo relazionando con gli altri. Abbiamo mai perdonato coloro i quali ci hanno fatto del male? Abbiamo mai mostrato amore e gentilezza verso i nostri familiari, amici e vicini? Abbiamo cercato di risolvere le dispute e di coltivare armonia nelle nostre relazioni? Se ci sono persone con cui abbiamo litigato o verso le quali nutriamo rancore, dovremmo trovare la forza di perdonare e di riconciliarci con loro. Infine, se oggi fosse il nostro ultimo giorno, dovremmo considerare il nostro rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala. Abbiamo adempiuto ai nostri obblighi religiosi. Abbiamo cercato di avvicinarci a Lui attraverso la preghiera, il digiuno, la lettura del Corano. Abbiamo fatto del nostro meglio per evitare le tentazioni del peccato e per correggere i nostri errori. Se c'è qualche aspetto della nostra vita che dobbiamo migliorare, è importante iniziare adesso. Non possiamo permetterci di rimandare ancora ed ancora ed ancora, perché non sappiamo se effettivamente ne saremo ancora in grado. Ricordiamo che Allah subhanahu wa ta'ala è il compassionevole, il misericordioso. Indipendentemente dai nostri errori passati, se ci rivolgiamo sinceramente a Lui con pentimento ed umiltà, possiamo sperare nel suo perdono e nella sua misericordia, anche se i nostri peccati raggiungessero le nuvole. Sfruttiamo quindi questa opportunità di cambiamento e di crescita spirituale per avvicinarci ad Allah e per prepararci per il nostro incontro finale con Lui. Fratelli e sorelle, la vita è effimera ed incerta. Non possiamo sapere quando sarà il nostro ultimo giorno, però possiamo vivere come fosse il nostro ultimo giorno. Dobbiamo fare tesoro del nostro tempo, seguire gli insegnamenti dell'Islam, prenderci cura delle nostre relazioni e cercare sempre il perdono di Allah. Prendiamoci quindi sempre del tempo per riflettere su queste parole e per considerare che cosa faremmo se oggi fosse il nostro ultimo giorno, perché un giorno sarà veramente il nostro ultimo giorno e dovremmo lasciare questa terra nel migliore dei modi.